La parola d'ordine è sempre la stessa, prevenzione per evitare le malattie, ma anche uno stile di vita sano per spostare sempre più in avanti la propria aspettativa. E la prevenzione passa dalle cure termali, rafforzate dalle evidenze scientifiche che le mettono sullo stesso piano delle terapie farmacologiche. Concetto rilanciato in occasione del convegno ospitato alle Terme di Margherita di Savoia, dove termalismo e benessere diventano non due facce della stessa medaglia, ma un unico concetto, come ribadisce il dottor Mauro Galantino, direttore sanitario delle Terme. Oggi la salute non è più intesa come assenza di malattia, ma il miglior stato di benessere psicofisico che l'individuo è capace di raggiungere. E oramai le politiche sanitarie devono tendere a far sì che i cittadini stiano bene da tutti i punti di vista, perché è il modo sicuramente per risparmiare risorse. E il sistema sanitario italiano ha riconosciuto ancora una volta il valore terapeutico del termalismo, confermando le cure termali nei LEA, cioè nei livelli elementari di assistenza. È una società, quella attuale, nella quale i centenari non sono una rarità, anzi i numeri dicono che in Italia ci sono ben 19.000 persone che hanno superato i 100 anni e di queste 15.000 sono donne, segno evidente di un benessere che non ha età, ancor di più se associato alle cure termali, quelle con il marchio DOC, come sottolinea il presidente nazionale Federterme, Costanzo Iannotti Pecci. Il vero problema e non fare ciarlatani, come molto spesso accade in tutti quelli che professano di fare benessere. Il benessere presso le Terme è un benessere serio, è un benessere basato su dati di evidenza scientifica assoluti ed è soprattutto basato su di un grande rispetto per i problemi dei nostri clienti, dei nostri pazienti. Quindi si unisce il vantaggio delle terapie termali, che sono efficaci per molte patologie, con la possibilità di introdurre delle forme di rimessa in forma, di remise in forma, come dicono i francesi, adeguata, ma ripeto, basata su evidenze scientifiche inoppugnabili e soprattutto grazie alla presenza di operatori medici e paramedici di assoluta qualità e di assoluta professionalità.